una presenza importante quella del Ministro degli Interni e soprattutto anche nel contesto attuale presentare un libro come questo. Sì, il Ministro dell'Interno oggi ha una grande responsabilità che è quello di confrontarsi con i vari colleghi europei, con il mondo islamico moderato e cercare di capire come lottare contro questo terrorismo. L'occasione del suo libro è anche un modo per confrontarsi su questo tema che non solo è di grande attualità, ma sta incidendo davvero nella vita di ognuno di noi, perché ormai è percepibile la paura che c'è in tutte le persone verso i propri cari, verso i propri figli. È una nuova forma di terrorismo che occorre combattere e con esso è necessario anche combattere questa paura diffusa con il coraggio e con la speranza che sicuramente la morte e coloro che fanno proseliti di morte non possono rovinarci la nostra vita, comprimere i nostri diritti e ridurre quello per cui in tanti nelle generazioni precedenti hanno lottato per consegnarci come libertà, come diritti, a qualcosa di inutile e di non difeso. Anzi, ognuno di noi ha il dovere ed è incaricato di difendere quei valori, quegli ideali, ma soprattutto di lottare per la libertà.